Registra. Yo, check it. Ho fatto questa cosa per mezz'ora e ora che la devo fare per registrarla non è venuta la risposta. Aspetta. Yo, check this out. Allora, YouTube è di fuori. Io sono stanco morto. Allora, parliamone. Mi scuso per i giorni passati, non ho fatto i videoblog. Mi sembra sia stato sabato sera e domenica. Però questo è stato un fine settimana piuttosto impegnativo, nel senso che ho deciso di uscire e fare delle cose, quindi mi sono regalato un fine settimana fuori e sono stato fuori tutto il tempo. Per cui niente. E allora oggi, prima di iniziare a fare il cretino davanti alla videocamera, ero piuttosto demoralizzato perché guarda cosa è arrivato a casa, eh? Letterina dal vicepreside. L'agenzia per la quale lavoravo, Select, ha detto che se non mi licenzio dalla scuola dove mi sono fatto assumere, River Hills Child Care, entro venerdì scorso praticamente, mi. If you fail to comply with our request or your contractual obligation, we will pursue enforcement of your post contractual whatever. Praticamente mi fanno un processo legale. Quindi oggi sono andato a lavorare, ho fatto questa lettera e la direttrice mi ha detto: fa così, vai a casa oggi, visto che dovevi smettere venerdì. E poi le ha chiamato il responsabile e si sono messi d'accordo che se io torno all'agenzia e lavoro per l'agenzia, nessuno va nei casini, io compreso. Quindi si sono quelli della scuola dove lavoravo io si sono scusati, hanno detto: guarda, non sapevamo che assumerti sarebbe stato un degenero così, per cui ci dispiace. Se per te non è un problema tornare a lavorare per l'agenzia per queste ultime 3 settimane, noi ti prenotiamo per tutto il periodo che dovevi stare qua con noi, lavori con noi, però ti pagano loro. Sì, ho fatto, vabbè, via, si farà così. Però mi girano i coglioni. Ovviamente ci ho pensato sopra, mi girano i coglioni per questi motivi qua. Anzi, parto da questo punto di vista qui. Ovviamente, cioè, questo, io ho firmato un contratto dove dicevo appunto che non mi sarei fatto assumere. E lo capisco, cioè, di fatto la legge serve per queste cose, per tutelare, no? Quindi è normale. E il signor Matt Hodges, come si chiama, sta facendo solo il suo lavoro, cioè di fatto non è che lui ce l'ha con me. Ed è comprensibile, perfetto. Soltanto che non capisco, cioè c'è gente che si fa problemi a trovare lavoro e poi c'è gente che c'è lavoro che c'ha problemi a lavorare perché la legge non è umana per niente, cioè a volte. Per questioni di interessi economici, cioè alla fine chi ci rimette è quello che vuole lavorare, cioè in questo caso io. Cioè non è che io andavo a fare i cazzi miei a giro. Avevo trovato un lavoro decente, migliore di quello che loro mi offrivano e non. Cioè mi sembra che le istituzioni, la legge, le regole, tutto questo, non siano umane. Siano semplicemente prive di empatia e prive di sentimenti. Che è anche ragionevole, penso, perché non si potrebbe gestire una massa disumana di persone col cuoricino, cioè nel senso, con leggi fatte a misura per ognuno di noi. Sarebbe troppo un macello, però non capisco in questo caso perché non. Io in qualità di lavoratore professionale che ho fatto il mio dovere in entrambe le aziende non sono rispettata per il tipo di lavoro che ho offerto, cioè se un'azienda mi trova interessante e mi vuole far lavorare, non capisco perché ci debbano essere. Comunque, sorvoliamo, per cui questo è risolto. Posso andare in banca per vedere se posso togliere tutti i miei risparmi e versarli su un altro conto. Quindi vi faccio un appello: c'è nessuno di voi che lavora in banca che mi può dare delle informazioni, vorrei aprire un conto bancario in Italia. Però, siccome non sono là presente, volevo vedere se era possibile farlo tramite firma elettronica. Se avete degli amici, se siete vicini a qualcuno che lavora in banca e potete darmi delle informazioni, sarebbe piacevole perché vorrei aprire un conto bancario italiano stavolta, invece australiano, visto che vado via, lo voglio chiudere. Poi, oggi ho finito le borse, sono verniciate, ci ho attaccato gli adesivi, le ho messe, tutto a posto. Ho fatto le foto che vedete già. Poi, Lisa è quest'ultima ragazza che è venuta qua tramite Couchsurfing. E troppo spettacolo, siamo andati a cantare sabato, siamo andati a cantare ieri, è troppo brava lei, cioè canta, suona la chitarra, poi è bella, gli piace la musica, l'arte,
È un tipo, stavi 2 giorni, stamane è andata via un po' in muso perché le dispiaceva, mi ha detto, ma te quando torno ci sei? Gli ho fatto, ma vado via. Gli ho fatto, dai, rimani, se esce ancora un po', no? Gli ho detto, no, non rimane. E di venerdì invece, visto che Giovanna insinua con i suoi commenti sul il videoblog di venerdì, che poi non è stato altro che una notte di sesso sfrenata, verrà pubblicato su qui adesso con le relative considerazioni, perché sai, sesso sfrenato nella mente di voi ragazzi, di voi dire "Woo, vai Jonathan, spacca tutto!". Le donne invece non so come la prenderanno. Però io personalmente, mentre dicevo questa cosa di sesso sfrenato, non alludevo a niente, né di troppo negativo né di troppo positivo, perché ci sono i pro e i contro, ragazzi, sono quelle cose che sai. Però io e Cynthia ci siamo risentiti ieri. Tra l'altro la volevo invitare a cena, poi ero con Lisa e mi garbassa con lei, sicché nulla. Sicché mi ha chiamato, mi ha detto che ci si rivedrà in questa settimana. Sicché va bene, vuol dire che anche lei sta abbastanza bene, diciamo. Domani c'ho il libero, quindi domani dovrei riuscire a verniciare la moto e mettere gli adesivi nuovi e fare le foto della moto finita finalmente. Cos'altro? Sono andato all'ufficio immigrazione per sapere quando dovrei andare via, mi hanno detto il 4 dicembre dovrei uscire, però voglio vedere se posso uscire 10 giorni dopo, cioè vuol dire che non potrei, però una volta mi presento all'aeroporto e visto mi è scaduto mi fanno, cioè non penso che mi stiano a fare, cioè nel senso l'unica cosa che possano fare è mandarmi via, quindi per 10 giorni, però non lo so, perché voglio comprare il biglietto aereo ora, così risparmio, perché volo via a dicembre che è Natale e costano un monte, quindi se riesco a prenotarli il 14 invece del 4 ho 10 giorni in più per girare in moto e per organizzare la spedizione. Poi questa cosa della multa, ovviamente ora ci sto dietro, sto pensando a 2 soluzioni, o scappare, sparire del tutto, o se no iniziare questa sorta di pagamento rateizzato che qui in Australia esiste, cioè vuol dire che la multa la puoi pagare a rate con degli interessi, pagherò i primi 2 mesi e poi tanto sparisco, per cui chi si è visto si è visto. Ragazzi, chiudo qui perché la registrazione da YouTube sta dando dei problemi, per cui lo chiudo qui il video e ci sentiamo sul blog, per cui vi saluto. Stasera ho un'altra mia amica a casa che viene qui, che tra l'altro è collegata alla storia della multa, per cui quando vi racconterò della multa saprete di chi stavo parlando. E niente, sì, che anche stasera c'è da fare un po' di ginnastica, via. No, credo che è brutto, credo di aver pigiato, invece no, bella sta cosa, mi sarei beccato in pieno la mia reazione quando finisco un video. Lo rifaccio, sicché ci vediamo domani.